Dove ci eravamo lasciati, come se non fosse successo niente. Bentornati sul secondo canale, oggi secondo episodio della reaction al collegio. Al collegio. Oggi secondo episodio della reaction alla caserma. Non so se oggi è giovedì o è sabato. Differentemente da questo, ricordatevi di lasciare like. Arriviamo a 30.000 like. In caso arrivassimo a 30k, non ci sarà Michelle nuda, ovviamente. Ma cercherò di avere un ospite, non della caserma, ovviamente un altro influencer, che potrete consigliarmi voi nei commenti. Quindi lasciate like e nei commenti scrivetemi chi vorreste presente la settimana prossima come ospite nella reaction alla caserma. Bene, ci eravamo lasciati con un nuovo gruppo di uomini e donne pronti a joinare la lobby della caserma e far iniziare la loro vita militare. Io non perderei altro tempo, buttiamoci in queste lunghissime 2 ore e 20 che si trasformeranno in un video epico di 20 minuti. Quando alle ciance, ciancio alle bande, let's go. La caserma! Chissà se oggi avranno capito che in realtà non devono fargli stronzi. Ma basta questi replay sulle bocce! È vero che l'altro episodio era finito con loro che cantavano l'inno di Mameli alle 4 del mattino al gelo. Episodio 2 ci siamo! Sale l'ansia, sono molto curioso dell'ingresso degli altri. Boh, 10. Fatelo anche voi, commentate con hashtag la caserma. Gli istruttori capo Daretti e Rizzo si riuniscono e decidono di affidare a una di loro un compito di responsabilità. Oh no, il capoclasse! Omar è quello che ha una cultura superiore agli altri. È anche il loro preferito, grande Omar! Questo c'ha la leadership nata. Addirittura. Ma questo c'ha il cazzo enorme adesso che torna da loro dicendo: fra, io sono il capo. Da questa sera noi istituiremo il servizio di piantone. Sai cosa vuol dire? No, signore. Che diventa una pianta enorme di marijuana. La sicurezza, il controllo. Se vuoi un certo livello di responsabilità, di avere il coraggio di assumertene. Stanotte inizia il servizio di piantone. 2 ore stai fuori, uno alla volta e poi vai a dare il cambio. Ho nominato Luca. No. Sto rosicando di... Fra, ma è una cosa bella! Alice ed Elena... Il giorno dopo ti svegli che non capisci più niente. Ma per 2 ore di sonno a meno, va a dormire 2 ore prima. Se lo stanno sempre a mettere in queste situazioni di dove sceglie... Perché è il migliore, bro. Perché noi... Aspetta, mi ha chiesto... Perché sei un partecipante! Che cazzo ordini? Che cosa ti ha fatto pensare che io fossi adatta al compito? La tua affidabilità. È l'istruttore Capriotti salito in camerata a spiegargli... Camerata? ...le regole e i doveri. Il servizio di piantone è svolto nell'area dell'androne, vicino al telefono. È un bidello. Il che vuol dire che se vi viene a trovare e trova qualsiasi persona che non sta rispettando il silenzio, non verrà presa solo la persona, ma in primis il piantone. Vedi, è un bidello. Quando io sto lì de piantone, o gli tiro uno sgabello, o gli tiro uno sgabello. Beh, mi sembra un approccio abbastanza violento. Il piantone si fa in divisa o si può fare in pigiama? Ma anche gli anfibi? No, con le ciabatte. Con ciabatte? Ma ha copiato! Allora, sono super simpatico. Ah no, scusate, non è vero. Comunque l'ho detto anche l'altra volta, questo qui non è cattivo. Cioè, lui è nel chilling, lui è l'infiltrato. Super felice, Ferrettini. Sto rivalutando i gemelli. Ma che fa? Ma perché? Oh no! Oh no! Rimanga sveglio, dottore! A posto. Stuc. Luca. Questo mo dorme una cifra in piedi. Diciamo, è un po' un'ammazzata, ma si fa. Ma perché? Questa è un po' un'oggettificazione della donna. Che fanno? I maschi fanno le flessioni e lei scopa per terra. Questa sembra che sta all'ospedale in sala d'attesa. Vediamo se sta sopra. Guarda che plotone, sì. Questi vanno, questi invadono San Marino in tempo zero. Oddio, sì, legionari. Ma che cazzo vuole? Ma quando cominceranno a cantarle le canzoni? Qualcosa di inaspettato sta per cambiare la loro vita in caserma. Questi saranno una tragedia. Guarda come li guardano. Questi si creano faide. Oddio no, sono tutti criminali di Roma Sud. Ah, sono tutti. Vabbè. Che cazzo ridono? Questi devono entrare nel mood. Che faccio serie che c'hanno, fra? Fra, ne hai capito dove sei nato? Minchia, ma biondi, ragazzi. A tutti che pensano a scopà! Anche lei è divertito? No, è incuriosito. Curiosito? Lui è un attore. Non ci dovete provare con nessuno di loro. Ma che vuol dire? Che significa non è roba tua? Sinistra! Ma sono i protagonisti di Suburra questi, ma chi sono? Altro che Full Metal Jacket. Speriamo che finisce uguale. Viva! Fra, io sbaglierò tutto, ma lui... Stai zitto, non devi parlare! Io non riesco a immaginarmi così tra 2 giorni, 3 giorni, quel che è. Sarà fra 6 minuti invece, no, fra 3 giorni. Posto un po' cupo, però... ma lui è un avvocato! Mettermi in gioco in prima persona. Avvocato! Ma che ci fa lì? Raggiungono le camerate. Camerata! Siete più belli voi, tranquilli.
Non è vero, questa è la cazzata che si dice. Cima d'oro? Cima d'oro, il mio preferito. Barbiere, chi è il primo? Dai, vado io, sono uguali. Ma questo è chiaramente un attore. Se non lo è, lo sarà. Vecchi ragazzi sono diventati scimmie. Totalmente scimmie, senza controllo. Ti assicuro che prima non erano diversi. Se il nuovo scaglione fosse stato di 8 ragazze, io e i miei compagni avremmo pulito la stanza, avremmo messo a posto i letti. Arrivano, arrivano le nuove ragazze. C'è un trattato di pace. Ma fino allora, no. Mi sa che non arrivano. Barbiere! Ma sa fare la sfumatura il barbiere? Ma che domanda è? Le vecchie reclute vengono condotte in palestra dall'aiuto istruttore Rossi. Oh, cazzo. No. Ma gli fanno fare una prova di forza a settimana? Ti si alternano alla barberia. Fra, non hai capito? E allora? Sto parlando, Sì, ti preferisco così, sai? Non ha capito. Con me il più severo è la tipa. Più di una volta mi ha rimproverato, solo lei, quindi staremo a vedere chi vince. Ma che dice? Ma è matto? Ma chi è questo? So fresh and so clean. Holy shit, no. Carmelo, è finita per te. Perfetto, molto più bello. Giumbo Drillo. In attesa di tagliare i capelli. Questi che si stanno a fumare sigarette. Nuove reclute si sono fermate a curiosare davanti alle finestre della palestra. Cazzo ridi. Sono Andrea Fratino, 19 anni. E poi cosa devo dire? Boh, chi sei? La conoscerai la vita tua, no? Mamma mia, sembra l'Italia. Una maglietta un po' fascista quella. Lo dico subito, quando stavamo marciando, ho visto delle persone che ridevano. Palle sul tavolo. Ma io non... tengo a chiarire le cose su. Infatti, chiariamo. Comunque, piacere. Piacere, Andrea. No, Andrea. Piacere. Oh no, gli approcci. È logico fare conoscenza con i nuovi arrivati. Mi sembra anche giusto. No, è più giusto fare la guerra, bro. Non si vedeva manco le figure, quindi non sono denigrando nessuno. Cioè, mentre... Ma che dice? Pensavamo di entrare tutti assieme, non sapevamo manco di trovarvi qui. Tu mi confermi che non ridevi di me? Perché se non ridevi di me, ti gira il... Te da una crocca. Non si vedevamo. Ok, però ho capito. Che fa? Piacere, Andrea. Perfetto. A posto. Tutta. Io voglio che entrano altre donne. Vengono accompagnate in magazzino per ritirare divise ed equipaggiamento. Però posso dire che gli istruttori sono stati molto più cattivi con gli... Ok, no, te giuro, non lo dico più. Questo è particolarmente simpatico, sai? È difficile però entrare Ferrettini in mood. Tasca via. Scusa. Questi qua li metto sempre normali. Sì, decidi tu come mettere, deve essere in ordine. Dai, questo mi sembra... Ma adesso se apri il mio fa schifo, però tendenzialmente deve essere in ordine la roba. Questo mi sembra pretty tranquillo. No, Matteo Rizzolo, un ragazzo tranquillo. Ma infatti, se ci sarà una camerata, io mi becco il letto che mi becco. Senza... Io mi becco il letto che mi becco. Vabbè, l'italiano è stato un po' brutale. L'italiano è stato brutale. Arrivare dopo vuol dire sentire tutte le cose. Sì, perché io ero partito con tutta la positività del mondo. Poi sento lui che ha detto: guarda, sono stressato, mi fate tutti sul cazzo. Ho detto: minchia. Vai a prendere la roba di corsa. 5 secondi. Vado. È pochissimo tempo. Oh no, sono trovato in camera. No, stacco Omar. Aiuti il suo collega Ciupilan. Mi hanno mandata a fare da istruttrice, sì, da... Babysitter. L'importante è che la giacca è l'ultima a chiudere l'uniforme. Guarda come rosica. Sì. Comunque gli hanno tagliati un botto a lui i capelli. Ma presente quello riccio? È cambiato. Non è più lo stesso. Il primo impatto non mi viene quasi più di andare contro una persona. Secondo me sono sempre parole buttate al vento. Bravo. Lui è un po' quello un po' più ponderato del gruppo. Oh no, di nuovo. Gli istruttori devono testare la preparazione atletica dei nuovi arrivati. Holy shit, e mo se li battono rosicano ancora di più. Tanto non battono 1.04. È probabile. 58 secondi. Oh! Visto la gamba che si rompeva in due. Ah, Elia, si chiama questo. DJ noi. 3 ore che sei rimasto in camera. Oh, ammazzazzi! Vividela nel chilling. Ma che te stanno a rubare, tu madre? 3 ore che sono arrivata e già conosci i nomi. E mi ha spostata. A me mi sembra un'esagerazione. Gamba e braccio opposto. No, lentissimo. Ci ha messo un minuto e mezzo. Oh! Al centro, protagonista, tipo. Sono là super attenti a vedere mentre facevano gli ostacoli quale fosse il loro punteggio, sperando non fosse migliore del loro. Mi fa molto ridere tutto ciò. Vabbè, un po' di competizione fra maschi, oh, c'è sta. Voglio fare un video con tipo Ron Gabbo e gli altri in cui facciamo un percorso militare. Odio le palle. Salta. Aia. Non stai saltando, vai. Salta, bro. Bra, devi saltare. No, bro. Dai, su, ce l'hai, vai. Dai, bro, ce l'hai fatta. Oh.
Porca, non ce la fa, no, super depresso lui adesso. Quello che è andato molto bene è la tenacia vista lì. Se fai un percorso di merda, la tenacia che ti serve? Per rifarlo poi? Questo è forte, però. Porca, ma questo, questo è un militare. Tiè, guardalo, questo è un Navy SEAL. È matto, questo è un Marine. Questo lavora all'FBI. Questo fa parte del comando dei carabinieri. Adesso per 10 minuti lasciatemi con calma. Fatemi fumare una sigaretta. Allora, il primo con 1,05 peroni. 1,05, aia. Sono stracontenti i ragazzi perché hanno scoperto che il tempo migliore è 1,05. Un secondo in più del loro. Ah, non è così. 6 maschi, 18 femmine, stavo da Dio. Ho capito, sì, andavi a uomini e donne. William l'ha presa, sembra manifestare un... William se l'è presa. ...fronti di Elena Santoro, accusata di essersi avvicinata troppo alle nuove reclute. La pre lascia perde. Non che... trovavamo il momento giusto. Gli ha chiesto? Dai, vabbè, facciamolo. Dai, ok, facciamolo. Oh, vabbè, ma è così, ma è palese. Dove vanno? Togli il piantone di torno, non fa neanche rima. No, che fa? Ma lei ha cringillollato. Oddio, sento tensione. Sento tensione. Si è girata. Ha fallito. Va bene, soldato, ci riproverai. Va bene, soldato, l'importante è provarci. E infatti hai visto? Bravo, soldato. Obiettivo raggiunto, adesso puoi quittare. Ah, ma proprio... Quanto ci sono rimasti? Ma i momenti di intimità sono interrotti bruscamente. Deve effettuare il servizio di piantone. Tanto non è un po' di scopare, cioè. Vabbè, dopo solo 2 puntate, bro. Bravo. Porca troia, non lo fa, come si fatto? Che bannano per autolesionismo. Per la recluta Mauri inizia il turno di piantone. E mentre gli altri dormono, c'è qualcuno che si aggira ancora tra le camerate. Quando va? Recluta Mauri, fra, devi andare a letto. Sì, bro, devi andare. Qual era il mio compito, se potevo parlarci o meno? Secondo me Castardo sta un po' cercando di tastare il terreno. Vuole tastare altro. Bah, ho parlato con una ragazza bionda, molto carina. Però io sono fidanzato. E allora? Mi sa che la fidanzata non sarà super contenta di questa roba. Questa lezione mi serve perché una delle caratteristiche dei soldati è quella di doversi muovere senza essere per forza troppo visibili. Certo. Oh, Sadda, oh. Tutto a posto? Signor, sì. Sicuro? Sì. A posto. Ciò appunto mi permette di fissare meglio appunto un'immagine mentale. Fanni cazzate, sì. Stai dormendo. Chiudo gli occhi perché sono più concentrato. Sì, sei una merda. Regina del camuflage, un attimo. Oddio, lei era la cubista. Regina dei cuori. Dopo la lezione di camuflage in aula, per le reclute è giunto il momento di mettere in pratica sul campo ciò che hanno imparato. E ci sarà un cecchino che gli spara. E loro dovranno cercare di sopravvivere. Va bene. Ma come sai che è una maschera, arcetriolo? Il primo gruppo sarà quello delle ragazze che con i due walker. Cazzo, sono i walker. Il resto del personale gira le spalle. E va giù senza guardare dove vanno le ragazze. Tutti su al nastro bianco e rosso. E sai quanto è bello se gli davano un fucile pure a pallini. Lì. Esatto. Negativo. Ma si vede palesemente. Ore 9. Ok. De mattina o de sera. Ragazze, alzarsi in piedi una per volta. Ma infatti, ma è super scam. Ma che vuol dire? Palesemente tutte in vista. Posso dirlo, quindi, dai. Donne battono uomini 2-0. Possiamo dirlo, ma non è detto che sia la verità. È ovvio che le donne sono più forti. C'è cervello, astuzia, cose. Ma questo mi sembra un po' denigratorio nei confronti del sesso maschile, oh. Ma sta maggior... Ah, pensavo gli avesse tirato la merda. Cioè, pensa, questi hanno fatto una carriera militare per arrivare a fa la caserma. Adesso, cercando di creare delle squadre omogenee, delle squadre bilanciate, ricordatevi che non sarà sempre una questione fisica. Ah, sono dei capitani. Oddio, ma mo, però, tipo, nelle camerate stanno divisi. Separando amicizie consolidate, obbligando invece alla cooperazione vecchi e nuovi. Dread shit, a pezzo de merda. Ah, red. Boh, è figo, no? Red shit, come... Che bordiva, detto sei? Allora, io avrei chiamato quella blu, blue whale, quella gialla, canarini gialli, e quella rossa, briga, BR. Ora, terminata la cena, una sorpresa inaspettata attende tutte le reclute. Spogliare liste. Airbar. Guarda che bella spillatura. Un po' male a vedere che non la sapevano spillare, però vabbè, dai. È bello perché c'è Dama, che non ci giocavo da tantissimo ed ero fortissimo. Mi ricordo che ho fatto anche i campionati italiani. E Dama? Ma che dice? Che fa? Ah.
Come i veri uomini. Bro, 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 le guardie, 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 guardie. Fra le guardie. Possiamo le guardie. Bere una birra con voi, ce l'ho offrite? Assolutamente. Ma io capisco Caserma, però perché si sono catapultati negli anni 70? Oh, no. No. Il siculo legge Zanna Bianca. Ma come? Io e Linda stiamo flirtando. Ciupilanna, mi sa che l'alcol ti fa male. Oh no, secondo limone? Ma so tutti lerci. Fra, ma non ti rendi conto che è quattro volte più grosso di te? Allora, lui non ha mai fatto questo. Oddio, merch blur. Perché era fermo? È la rivoluzione questa. No, siete solo. Questa è fare parte del gruppo, così ti senti un soldato. No, sì, non è vero. Ciupi la biondina. Oh, stanno a scopà. Visto che dovevamo parlare. Sì, mo si chiama a parlare. Così, almeno non posso... Se sono chiusi in bagno. Ci siamo baciati, se ci siamo innamorati. Io ci tengo a sottolinearlo che sì, la lingua in bocca gliel'ho messa. Ma tutti che si accoppiano con tutti. Camerata. Ma non me ne fatto un c***o io. Fra, basta con queste mani. Ma guarda questi come si accoppiano. Ma sono dei conigli. Ma questi prossima settimana scatta l'orgia. Fra ti fanno. Ora, ora, oh, 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 manteniamo il silenzio. Raga, sta arrivando qualcuno. Oh, mica! Non me l'aspettavo che arrivassero gli istruttori. Ma come no? Non c'è un cazzo di nessuno. Ho capito, sì, però pure voi gli date la birra. Venga, venga, Ocano, si mette agli anfibi. Sì, sì. E quindi ci sei andata? Ocano, lei sta a fa un po' come cazzo gli pare. Ma sì, ho lasciato divertire un po' i miei compagni. Ma che vuol dire? Ma mica cercavo. Signori! Non gli danno più l'alcol, so giocati, scommetti. Ma... Ma con le mutande! Cosa siamo noi? È la cosa... Vai, che ce n'avete da dare? Stanno un po' esagerando. Braccia su, dai! Ho capito! Pesa 20 kg, cazzo! Cazzi tuoi! Ma che è Aug? Ma che è? Ma che è Aug? Da dove? È stata dura. Degli spartani. L'istruttore mi ha detto: fratino, come andiamo? Io ho detto alla grande signore. E ha detto: bene, porti le sulle spalle. E lì, vabbè, me la son cercata. Alla grande signore. Fratino, dai! No! Ok. La prova in esterno di stamane è una prova di squadra. Dai. La squadra deve supportare tutte le persone che al suo interno potrebbero avere qualche piccolo problema. Deve portarsi a un punto di recupero dove l'aspetta l'elicottero che lo prende e la porta. Estrazione, mi piace. Ci saranno dei sacchetti di un peso accettabilissimo che ciascuno di voi dovrà mettere nel proprio zaino. Ah beh, dai, tutti sono andati a scuola con 20 kg di libri, quindi tu è una roba musicale, quando ti entra ritmo in testa psicologicamente non senti. Ah no, lui è un rapper. Ogni recluta porterà una zavorra del peso di 7 kg. Vabbè, porco due, lo zaino mio a scuola pesava 15. Ma che vuol dio? Ma che è sta GoPro terribile? Ma che è sta GoPro? Chissà se questi fumano. Pensa se uno solo fuma, amore. Dai ragazzi, dai. Ma boh, 14 kg addosso mo c'hanno. Uno, via. Questi li vedo con 20, vincono i Simpson secondo me. Pop, pop. Porobo. Pop, porobo. Hussein, nonostante abbia ceduto il suo zaino, non riesce a tenere il passo dei... Hussein è tutto cervello poco fisico. Ma questo si sta a portare le sacche di tutti. Questo è un vero leader. Omar, dai! Dai Omar, cazzo! Fai parte delle BR o no? Blue Sharks. Ma Blue Whale, eh? Ci sono nati vicini. Cazzo, se la chiamavano Blue Whale nessuno se ne accorgeva. Entravano nella storia della televisione. Dai, Gennare. Non ce la fa Gennarelli. Secondo me gli conveniva fare un pezzo a correre, un pezzo a camminare, un pezzo a correre, un pezzo a camminare. Poi devi stare come i maratoneti, tutti vicini. Per una di forza di questa squadra non si può identificare la sola. Oh, quanto cazzo sta fumando? Puoi darmi lo zaino? Dai, ce la fai bro. Rizzolo si rifiuta di cedere il suo zaino. Il suo orgoglio rischia di compromettere il lavoro dell'intera squadra. Oh no, orgoglio. Fra, dai questo zaino. Mo lo devono trascinare. Fra un secondo casca questo. Dai che siamo arrivati. Fallo. Quello sta col whisky. Date una mano a Gennà. Oh. Togli lo zaino, no. Toglilo. Toglilo. Toglilo.
Basta, mi fai rotto il capo da sbaglio. Basta, mi sono rotta veramente. Vabbè, ma questa dice ogni giorno che sei da. Oh, bah! Ma sbaglio o quei o i primi che sono arrivati hanno fatto il culo a tutti? Dai, mo dovrebbero casarsi, è lì l'arrivo. Dai, uno che cade, vabbè, prego, uno che si fa male, che si rompe una gamba, uno strappo. La mia squadra mi piace tanto. Ehi, Brioschi fuma un po' di meno. Grande Brio, un po' di Brio. Questi stanno quelli messi peggio, eh. Non arriveranno mai. Arrivano in macchina. Li vanno a prendere col furgone. Voglio sbrocco. Moglie sbrocco. Ma mi gira e gli do una crocca in bocca. E moglie do una crocca. Vai che carico. Vai che dopo che ha camminato 3,8 km, l'ultimi 200 metri se li fa correre. Come i veri uomini, come i veri soldati, come i veri eroi coraggiosi. Sei un soldato. È finita. Ah, ma sono arrivati. Rianimatelo. Sei un soldato. Ok. Piano. Ma che è questa POV? Sembrava una scena di COD. Vi do il primo arrivato. I rossi, sono i rossi. Se sono i blu, impazzisco. La squadra delle BR, dimmelo. Rossa. Ma chiaro, le BR. Secondi gialli, terzi blu. Una bomba, Luca, di io un po'. A 30 secondi. Impossibile che siano minuti. I blu. I gialli, dai. Gialla. Ma classico. Per 30 secondi. Che devi fa? Alla squadra che comunque è andata molto bene, con un tempo leggermente discostato dalla seconda, è naturalmente la squadra blu, che ha impiegato 30 minuti. Minchia, vanno 30 secondi esatti. Dato 4 minuti. Anche se arrivi ultima, anche se facevi come lui, andavi indietro, non me ne fottevo un cazzo. Ti avevi dato il 100. Ma non stanno più censurando le cose. Se sono scordati, a una certa si sono rotti il cazzo. Martina è un po' svogliata. Non è svogliata, è demotivata. Ma la prossima volta te lo porto ancora, non è quello. La prossima volta me lo porto da me, se ci sa. Ah, madonna, Marti, dai su, un po' nel chilling. La vedo un po' demoralizzata. Non lo so come fare. Tira fuori ste palle, Albertoni. Che succede? No, quitta, questa quitta. Questa la prossima puntata non c'è, questa quitta. Salve signori, io me voglio da, voglio quitta. Che è sto hype, oh? Non ce lo fanno. Pezzi di merda. Ma questa quitta al 100%. Bene, siamo arrivati al termine dell'avventura militare anche oggi. Interessante, come puntata interessante. Mi è piaciuto ovviamente più della prima, perché c'è più roba. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. Ricordate di lasciare un like, ma ormai sono passati 20-25 minuti. Immagino che voi l'abbiate già fatto e difficilmente siete arrivati fin qui. Noi ci sentiamo alla prossima qui sul secondo canale. Probabilmente sarà nei prossimi giorni. Altrimenti ci vediamo sul primo canale. Dritti nel chilling, senza problemi. Dai, è De Cristo, grazie a tutti e ciao, bella. Se becchiamo più o meno sti giorni, orario a caso, in caso becchiamo per una birra. Ciao.